Ok, thank you very much. Ci scusiamo intanto con i nostri telespettatori se abbiamo dovuto fare un po' di salti mortali per farvi vedere l'asse Norman Hansen, ma l'ha detto Claudio Santi, siamo in fase di rodaggio, quindi ci perdoneranno. Francesco Castagnaro, senti, come li hai visti da vicino? Come ti è sembrato il campione olimpico? L'ho visto, sembrava tutto in un altro mondo, come fosse un extraterrestre. Senti, ti piace la pista? Moltissimo. Beh, pensa Francesco, stavo raccontando che questo ragazzo è del suo calibro sia qui a Fiorenzuola, merito di una nuova formula che comunque premia questi sei giorni. Ecco il passaggio. Sì, un grosso premio per questi sei giorni, ma un grosso applauso anche a Sanz. Se non c'erano quei grossi anni di esperienza alle spalle, probabilmente Claudio Santi si trovava spiazzato, invece con l'esperienza che si è fatta in questi anni è bastato. Dopo aver smesso di correre tutti gli anni vengo qua, l'anno scorso ho portato dei giovani, ho portato dei campioni europei juniores e under 23. 9 punti, Berk 7 punti, prossimo giro nuovo traguardo a punteggio e parte Anastasia. Prosegue quindi 5-3-2-1, richiederemo con il nuovo aggiornamento della situazione per quanto riguarda la classifica provvisoria. Ecco il passaggio, attenzione, Ciulkov in prima posizione. Giocando in testa, mi sembra l'attacco di Ashley Ankudinov nelle prime posizioni. A rimporre il proprio forcing. Essa del mondo dello scratch. Anche la Vega Cruz, eccoci con la Romagnuta che passa il comando all'ingresso del rettilineo d'arrivo. 5 punti in palio. Romagnuta in testa, 5 punti per Eugenia Romagnuta. Pavlovska in seconda posizione. Cruz e nuova eliminazione in coda. 19, Joyner, 19, Joyner. È proprio quello che vuoi dare, quello che hai imparato a fare in azienda, da trasportarlo in un mondo che vedi in difficoltà magari. Per il primo e secondo posto. Andiamo quindi con l'eliminazione per il terzo posto, ecco il passaggio, inizia anche l'ultimo giro. Vince la prima che arriva, una gara che ricorda molto quelle su strada. Classifica dell'Omnium, qualificazione, prova valida quale qualificazione per quanto riguarda appunto i campionati del mondo. La situazione è invariata, rimane a controllare la situazione in testa di gruppo Eleanor Beck. Hanno le redini della situazione in questo istante con il dorsale numero 2, Amy Cure, seguita dalla Edmondson. Quindi abbiamo Julien Dor del Belgio. Il passaggio, l'ultima tornata, Amy Cure, Becker, quindi Dor, quindi tenta di partire all'esterno anche la campionessa del mondo. La Edmondson, Zalewska in testa, Zalewska in maglia gialla, in testa a testa con la Edmondson, ad avere la meglio in queste fasi di corsa, Annette Edmondson che ha il comando all'ingresso del rettilineo d'arrivo. Per quanto riguarda questa prova, la leader della classifica generale, prima Edmondson, seconda Zalewska. E quindi, bella affermazione, ancora mette in evidenza la propria supremazia, la leader della classifica. Batteria numero 7 Barasna, numero 50 Pavlendova. Si prosegue 9 e 968, tempo della Berker 39, 856. Time for the number. Alla parte 15, ecco.
Si prosegue quindi in vista delle fasi conclusive. Fai. Partita quindi anche questa prova. Tempo per la Edmondson 37.580. Premiare l'atleta che si è classificata. La premiazione dell'atleta che si è classificata alla Martina Parlosca e Lori Berton, e a questo punto in onore della